Umbria Sport Magazine. Umbria Sport Magazine. A mercato insieme con Pierfrancesco Battistini, tornato a Perugia. L'evoluzione del Pierfrancesco Battistini allenatore, sta facendo il corso di primo livello con, tra l'altro, so di allievi importanti quali Brocchi e Tacchinardi, ma mi dicono che lei forse è uno dei migliori del corso. I migliori sono quelli che ottengono risultati, in questo momento io sono fermo, quindi non posso giocarmi da questo punto di vista, però dal punto di vista dell'impegno, dello studio, quello mi piace farlo, mi piace aggiornarmi, mi piace avere la fortuna di avere compagni anche così importanti. Ora, dimenticato anche Stefano Cusin, che allena in Serie A in paesi emergenti, però insomma tanti compagni importanti, ma è una bella esperienza soprattutto perché consente di essere sempre aggiornati. Ecco, che mondo è Coverciano, come ci si sta e come un allenatore può crescere da questo punto di vista? Ma io credo che aggiornarsi sia una cosa fondamentale, perché il calcio cambia, il calcio va avanti, quindi avere l'opportunità di stare in un contesto del genere è sempre importante. D'Europa e del mondo, credo, Coverciano è una bellissima opportunità. E dal punto di vista dell'evoluzione, credo che in Italia stiamo facendo un po' fatica, soprattutto dal punto di vista politico calcistico, però si può sicuramente migliorare. Ecco, cosa manca nel tuo percorso di crescita a Battistini allenatore? Se c'è stato qualcosa nella tua carriera, che forse qualche occasione che, tornando indietro, vorresti cambiare? No, sicuramente le scelte post Perugia non sono state le più felici, questo è sicuramente, avrei potuto far sicuramente meglio anche io, però fa parte di un percorso, non si può andare sempre in discesa, ci sono dei momenti in cui sono in salita e ora mi sto preparando per affrontare al meglio la prossima sfida. Ecco, hai parlato di Perugia, non so se hai visto la stagione che è appena conclusa, sì, si sta ripartendo per una nuova stagione, ecco, che cosa ti aspetti? Inevitabile seguire Perugia, perché chi ci lavora non può non restare col cuore dove ci ha lavorato. Credo che Perugia è stata una tappa fondamentale. La stagione l'ho seguita, l'ho detto a più colleghi tuoi in più riprese, per me è mancata un po' una scintilla in un campionato molto equilibrato, e Perugia forse aveva i mezzi per fare qualcosa di migliore rispetto alla classifica che ha avuto. Però sono convinto che sarà fatta una squadra competitiva e ci sarà un campionato all'altezza, oltre del blasone del Perugia, della voglia di vincere anche a sua età. Coverciano, si parla ovviamente di nazionale, che ti aspetti da questa nazionale di Conte a partire dalla sfida gli ottavi contro la Spagna? Non è una sfida facile, un europeo che, come si è dipanato, stranamente è diventato in salita, perché dopo una partita molto bella, sia il calendario sia le prestazioni non sono state fantastiche. Ci auguriamo tutti in un miracolo contro la Spagna, ma credo che per il valore in campo tecnici ci vuole veramente un miracolo, perché loro sono molto forti.